Un agroparco da 62.000 metri quadrati, quasi 9 campi da calcio. È il nuovo investimento di CLAI a Imola, a Sassomorelli, per creare un polmone verde che sarà al centro di momenti di formazione, visite guidate, sport, cultura e percorsi scolastici e universitari. La nuova oasi, formata da 3.140 piante, sorgerà a Villa La Babina, centro direzionale della cooperativa. Sarà formata da un bosco di frassini, carpini, aceri e olmi, circondato da filari di farnie e pioppi neri. 1.290 esemplari, poi una siepe arbustiva mista composta da 1.850 piante. Questo è un investimento che va nella direzione della sostenibilità. Da sempre la cooperativa CLAI ha nel proprio DNA il tema di una crescita sostenibile, sempre più urgente, sempre più necessaria. Dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Allora pensare nell'azienda agricola di proprietà, nell'azienda che dopo racchiude un parco storico settecentesco, poi racchiude gli impianti dedicati al biogas, perciò all'energia rinnovabile, così come il salumificio. Ecco, tutto questo avviene nel contorno di un importante investimento in termini ambientali rappresentato da questa messa a dimora di circa 4.000 piante, una superficie di 6 ettari e 20 pari a poco meno di 9 campi da calcio, perciò una realtà che integra il benessere ambientale, il benessere delle persone, il benessere dei lavoratori della cooperativa. Siamo nel vostro quartiere generale, ma lo aprirete a scuole, città, università? Da molto tempo abbiamo fatto di Villa La Babina, del suo parco storico e dell'insieme rappresentato, diciamo, da tutta quanta l'attività di trasformazione delle carni con la produzione dei salumi, un luogo di accoglienza, un luogo inclusivo, un luogo che l'impianto di riforestazione rafforzerà sicuramente dal punto di vista didattico, dell'organizzazione di visite e con il supporto dell'Università di Bologna e del professor Alberto Minnelli, un luogo di sperimentazione nel campo delle colture arboree. Direttore, questo bosco è solamente l'ultimo degli investimenti che fate in materia di sostenibilità fra qui e Faenza? E noi abbiamo sempre investito sulla sostenibilità, sia sugli impianti, dall'impianto fotovoltaico, agli impianti di cogenerazione, trigenerazione, all'impianto di biomasse. Ma noi investiamo tutti i giorni sulle persone, perché le persone è il nostro centro. Cosa significa questo? È i tanti giovani, la crescita dei giovani dal punto di vista professionale e di valori. E le persone più esperte a insegnare i giovani. Allora in questo modo si dà un futuro all'impresa. Un'attività economica, un'impresa non deve sfruttare l'ambiente, ma deve preservare le risorse e lasciare chi viene dopo di noi. Assessore, gli ultimi mesi purtroppo ce lo insegnano, bisogna diminuire l'impatto dell'umanità sul clima e questo è un intervento che va in questo senso. Un intervento importantissimo perché trattenendo il carbonio riduce le emissioni e gli alberi fanno questo lavoro e la vegetazione lo fa, ma anche gli alberi da frutto lo fanno e la nostra è una regione fortemente frutticola. È un intervento importante per la salvaguardia anche della biodiversità, quindi si inserisce bene anche nella strategia della nostra regione che prevede la piantumazione di 4 milioni e mezzo di alberi entro il 2025, quindi uno per ogni cittadino dell'Emilia Romagna. E si inserisce bene anche nella strategia dell'assessorato all'agricoltura, che prevede una grande attenzione a produzioni di qualità, sempre più attente al territorio, all'ambiente in cui viviamo, proprio perché abbiamo bisogno di terreni più fertili, di ridurre le emissioni e di prodotti di qualità. Abbiamo grande sensibilità su questi temi da parte dei nostri agricoltori e delle nostre imprese e questo progetto lo dimostra, perché stiamo parlando di un'impresa zootecnica che investe in ambiente e in sostenibilità. Il nostro compito come regione è sostenere questi progetti e soprattutto accelerare, semplificare, velocizzare il più possibile le procedure amministrative per essere all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Metteremo 1 miliardo di euro, stiamo già mettendo 1 miliardo di euro a disposizione delle nostre imprese agricole agroalimentari per continuare a produrre e per farlo in modo sempre più sostenibile, puntando l'attenzione sulla qualità.